possiamo utilizzare i giocatori in prestito ai tornei, ho deciso di metterne di meno. Poi se durante l'anno vedo che durante l'anno, se all'inizio, quindi tra poco, tra una settimana, spacchetto e trovo un cazzo, poi decido cosa fare. Comunque, ritornando a noi, Francia, abbiamo capito che è la squadra che ti permette forse di iniziare al meglio, poi devi essere fortunato, però la squadra è molto forte, c'ha diversi giocatori validi e permette di sculare più di qualcuno, se spero. Vabbè, Mbappé è indispensabile. Qua la difesa potrebbe essere già un Marquinhos e Kimpembe, un Marquinhos e Militao. Ci potrebbero stare diverse situazioni carine da poter sfruttare. Van Dijk, Militao, Kimpembe e Marquinhos, questi sono i top difensori centrali. Ma in realtà credo che ci siano anche altri difensori che sono buoni, eh. Rudiger pure è molto forte, bello buggato. Quest'anno finalmente sta in Premier League, ma soprattutto è cambiata l'intesa, quindi è più facile ibridarlo. Anche Koulibaly è molto forte. Una bella difesa, Van Dijk e Koulibaly. Diciamo che a livello fisico ci siamo alla grande. Ti piace la nuova coroncina, eh? Skriniar non lo so, ragazzi. La Croa potrebbe essere interessante all'inizio del gioco, assolutamente sì. Anche se è una versione 77, quindi molto inferiore rispetto agli altri. Però lo vedo inferiore rispetto a questi. Cioè, forte, per carità, però lo vedo inferiore. Koulibaly pecca di passaggio, è vero. Però bisogna anche dire che a livello dei passaggi, molto spesso i difensori centrali non tutti sono top. Poi sa che Koulibaly purtroppo i passaggi devi stare attento, cioè li devi fare molto 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 con cautela. Koundé, ragazzi, il discorso che ho fatto prima di Militao, è un ottimo difensore, però è un po' piccolino, quindi puoi tranquillamente metterlo titolare in una squadra competitiva. Ma secondo me lo devi accoppiare con un difensore alto. Se lo accoppi con Marquinhos, ne puzza un po' di merda. Se lo accoppi con Militao, pure, sono un po' piccolini tutti e due. Non che Militao sia basso, Militao mi sa che è 1,85, così è alto. Però sono fisicamente snelli entrambi. Io lo preferisco magari con Van Dijk, con Kimpembe, con Koulibaly, che è uno fisico e uno non fisico. Capito? Per amalgamare bene la difesa. Raga, Varane è la classica carta buona. Però secondo me, col fatto che quest'anno l'intesa è diversa, si può adottare anche una difesa leggermente diversa rispetto agli anni scorsi. Poi dipende molto dalla squadra che te vuoi fare. Tomori, bravo. Tomori, fortissimo. Tomori è fortissimo. Tomori è veramente molto forte. E Tomori costerà un botto? Perché qui, lo sai che ci sta. Tomori costerà tantissimo, ragazzi. Perché ibrida lui. E questo qui ibrida lui, ma è francese. Questo qui, ragazzi, se lo trovate, mi raccomando, tenetelo stretto, ragazzi. Se vi trovate Theo Hernandez, tenetelo stretto. Perché questa carta è destinata a salire. Questa carta è destinata a salire per forza. Francese, uno dei terzini più forti del gioco. Forse ci stanno lui e Cancelo. Quindi Theo Hernandez è destinato a salire di crediti. Non lo vendete assolutamente se lo trovate perché sarebbe una follia. Tomori costerà abbastanza perché si ibrida bene con Theo e perché è un ottimo difensore. Secondo me lo stesso Tomori non lo dovete vendere mai nella vita. Per quanto riguarda la difesa, io penso di mettere, però poi bisognerebbe anche provarli effettivamente queste carte. Io volevo mettere Marquinhos, Kimpembe o Kimpembe Varane, perché tutti francesi, o se no vai su Van Dijk, Kimpembe, cioè insomma questi qua, tutti quelli grossi, potenti, forti di testa, che porco schifo di testa non posso prendere mai con la vita, capito? Quindi andrei su questi pesanti, questi qua che pesano 2,8 per 1, che sono alti 1,90 m e che spostano la palla casuola. Mi servono questi qua per stare tranquillo, vado sul sicuro. Quindi io nel mio... Nella mia testa l'obiettivo è mettere sti alti 2 metri e vola come una farfalla. Ma pure Varane va bene. Kimpembe Varane potrebbe essere interessante. Allora, o Hakimi effettivamente è vero. O Hakimi Walker è buono, però comunque bisogna capire, c'è cioè da capire. A centrocampo ho i miei dubbi, sapete? Cioè a centrocampo non saprei bene chi mette ancora. Perché idealmente... Nella mia testa inizierò a giocare su FIFA 23 con il 4-3-2-1 o con il 4-4-2. Quindi ho bisogno di
un centrocampista che è un attaccante, quindi un attaccante che fa il centrocampista. A centrocampo c'ho un po' di dubbi, raga, non saprei bene chi mettere. Forse Kanté, che mi fa il centrocampista, diciamo, difensivo. Un Kanté secondo me ci sta bene all'inizio, poi vediamo. Non è facile, ragazzi, Valverde e Llorente. Llorente pure dovrebbe essere carino. Poi io volevo fare un centrocampo a tre, però poi si vede, nel senso. Beh, davanti secondo me Mbappé e Neymar, sempre gli stessi, e Messi per iniziare. Forse quest'anno Ronaldo si potrebbe evitare. Forse quest'anno Ronaldo. Quindi mi servono due centrocampisti di qualità tecnica-tattica. C'è sta Renato Sanchez che potrebbe essere un'idea anche perché gioca in Ligue 1 al Paris Saint-Germain, quindi si ibrida abbastanza facile, ma soprattutto credo che abbia avuto una carta un po' più. Non è vero, scherzavo, sto detto una cazzata. Bello, sto Renato Sanchez, mamma mia, che giocatore pazzesco! Mamma mia, che bella squadra, ragazzi. Però questa costa un po'. Non è la migliore squadra che si può fare, raga, ma semplicemente sto facendo una squadra molto costosa. Ma facciamo l'ipotesi, cosa facile, non si trova un cazzo, è un problema. Cioè, Gullit non è che lo puoi mettere, R9 non è che lo puoi mettere subito. Quindi sto facendo una squadra idealmente che potrebbe essere carina all'inizio per chi shoppa come me, chi gioca competitivo. E sì, e diciamo che è un Paris Saint-Germain con qualche altra carta. Se alla fine, se il Paris Saint-Germain comprate Hernandez, se il Paris Saint-Germain compra Varane, cioè ho fatto il Paris Saint-Germain praticamente. KDB e Walker si potrebbero mettere? Sì, vi faccio vedere che con KDB e Walker, vediamo quanto giocherebbero. Walker giocherebbe a 3 d'intesa con questa squadra. Kevin De Bruyne giocherebbe con 3 d'intesa. Perché abbiamo Premier League, Premier League. Premier League City, Premier League City. Molto, molto, molto carina, amico mio. Questa sì, è la squadra che vorrei fare all'inizio. Poi, raga, dipende molto da quanto sculo. Perché se trovi il primo pacchetto tra di Pelé è una cosa. Capucchione, grazie per i 6 mesi. Theo Hernandez in questa squadra ha 2 pallini su 3. 2 pallini su 3 vuol dire che gioca 7 d'intesa circa. 3 su 3 gioca 10 d'intesa. 2 su 3 gioca circa 7 d'intesa. 1 su 3, lasciate perdere, non lo mettete in campo perché gioca al contrario. Bella Capucchio, tutto bene? Te come stai? Grande Capucchio, come Budi Capucchio. No, raga, allora io vi dico quello che ho, è la mia impressione sulla beta che ho giocato per un paio di settimane prima di partire. I giocatori che giocano a 1 d'intesa, raga, cioè a 1 d'intesa, un pallino su 3, vi posso garantire che giocano al contrario. Quindi non state ad ascoltare. Perché vi giuro che se giocate con giocatori a un pallino su 3 non giocano bene. Ve lo posso garantire che l'ho provato io in prima persona sulla beta.